Questo è il dritto del lavoro e questo è il rovescio. Il punto è un punto reversibile e come potete vedere è uguale da ambo i lati. La campionatura è comprensiva di bordo iniziale e bordo finale. Munitevi anche di un metro che ci servirà per misurare i centimetri. Userò un uncinetto del 4,5, facciamo il nostro cappietto iniziale, che io non conto mai ai fini della lavorazione. Quindi comincio a lavorare la mia catenella, che con questo tipo di filato, l'uncinetto che sto usando, 10 centimetri sono uguali a 18 catenelle. Ora, poiché lo spazio per farvi vedere anche come lavorare il bordo non è sufficiente, vado a raddoppiare la catenella, quindi andrò a realizzare 20 centimetri che mi corrispondono a 36 punti. Ora lascerò per il bordo iniziale 8 punti, 8 li lascerò per il bordo finale e 20 saranno i punti sui quali andrò a lavorare la mia sequenza di ripetizione. Voi stabilite il vostro campione in base al filato, vedete in 20 centimetri quante catenelle avete. Al totale delle catenelle del vostro campione stabilite quanti punti volete dare al bordo iniziale, al bordo finale, sottraeteli al totale e quello che vi viene sono i punti centrali di lavorazione. Vi ricordo però che la parte centrale deve corrispondere a un multiplo di 2 e la catenella totale deve essere di numero pari. La sequenza di ripetizione dopo il bordo iniziale è un punto bassissimo, una mezza maglia alta, un punto bassissimo, una mezza maglia alta, un punto bassissimo, una mezza maglia alta e così fino ad arrivare all'altro bordo. L'ultimo punto della sequenza centrale deve essere una mezza maglia alta. Nel giro di ritorno, lavorati i punti del bordo iniziale, andrete a ripetere la sequenza lavorando i punti come vi si presentano. Mezza maglia alta sulla mezza maglia alta, punto bassissimo sul punto bassissimo. Mezza maglia alta sulla mezza maglia alta, punto bassissimo sul punto bassissimo e così fino ad arrivare al bordo iniziale. In questo giro di ritorno l'ultimo punto è un punto bassissimo. La lavorazione è fatta tutta in costa retro e in andata e al ritorno, prendendo solo la costina o asolina dietro della catenella superiore che chiude il punto. Fate attenzione a non entrare in questi punti frontali. Voi ruotate sempre un po' il vostro campione e avrete ben visibile dove puntare l'uncinetto.
E vi ricordo anche che la catenella deve essere pari, multipla di 2, più 1 che ci servirà per girare, e questi punti che noi useremo per girare non contano ai fini della lavorazione, ma ad ogni giro voi dovrete avere sempre lo stesso numero di punti iniziali. La sequenza che vi vado a mostrare è questa. Partirò con la mia catenella, ne lavorerò per 20 centimetri, giusto per farvi vedere anche la lavorazione del bordo. La catenella iniziale che mi servirà per girare non verrà contata ai fini della lavorazione e per tutto il progetto. Quindi, avviata la nostra catenella, che dovrà essere un multiplo di 2 più 1, dopo aver fatto la nostra catenella di alzata, nel secondo occhiello a partire dall'uncinetto, questo è il primo che avremo sull'uncinetto qui. Nel secondo andremo a lavorare la nostra prima maglia bassa. Lavoreremo la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima e l'ottava. E questo sarà il mio bordo su 8 punti. Per la parte centrale andrò a lavorare la mia sequenza di ripetizione e per la parte finale gli ultimi 8 punti li lavorerò come nella parte iniziale, ma con punto bassissimo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saranno gli ultimi punti per il bordo finale. Quindi 8 e 8, mentre per la parte centrale andremo a lavorare la nostra sequenza di ripetizione. La sequenza di ripetizione non è altro che dopo l'ultimo punto del bordo iniziale, il primo punto della sequenza è un punto bassissimo, seguito da un mezzo punto alto sul punto successivo, e questa è tutta la sequenza di ripetizione. Nell'ultimo punto, prima degli 8 punti del bordo finale, la sequenza va chiusa con un mezzo punto alto. Per i punti sui quali dovete lavorare la sequenza di ripetizione, questi andranno stabiliti in base alla lunghezza della vostra catenella. Tolti i punti iniziali per il bordo e tolti i punti finali per il bordo lavorato a punto bassissimo, quello che vi resta sono i punti sui quali andrete a lavorare la vostra sequenza di ripetizione. La sequenza di ripetizione centrale deve essere un multiplo di 2. Dopo il bordo comincia con un punto bassissimo, il punto successivo è un mezzo punto alto, punto bassissimo, mezzo punto bassissimo, mezzo punto, e così per tutti i punti della sequenza. L'ultimo punto prima del bordo finale è un mezzo punto alto. Tutta la lavorazione, sia per i bordi sia per la parte centrale, e in andata e in ritorno, andrà fatta in costa retro, prendendo solo la solina che abbiamo sul dietro del lavoro della chiusura del punto o della catenella. Partiamo con la sequenza. Una volta che avrete avviato la vostra catenella per il vostro campione, vi ricordo che deve essere di numero pari. Per iniziare il primo giro diamo un'altra catenella e andiamo a lavorare gli 8 punti del bordo. Per il primo punto entriamo nella seconda catenella a partire dall'uncinetto, entriamo nella asolina, estraiamo il filo e lavoriamo il primo punto basso.
Vado nel punto successivo, lavoro il secondo, il terzo, il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo. E questi saranno i punti del bordo iniziale. Volendo, possiamo mettere dei marcatori che ci vanno a segnare l'inizio delle varie lavorazioni. Quindi vado a mettere il primo marcatore sull'ultimo punto del bordo iniziale e comincio a lavorare la sequenza di lavorazione nella parte centrale. Ora dobbiamo ruotare leggermente la nostra catenella. Vedete che abbiamo queste gobbette. Per la parte centrale, nel primo giro, andremo a lavorare in queste gobbette. Quindi vado a pescare la prima. Il primo punto è un punto bassissimo, quindi estraggo il filo e chiudo la solina. Carico il filo adesso, vado nella gobbetta successiva, estraggo il filo e lavoro il mezzo punto alto. E continuo con la ripetizione della sequenza per i miei 20 punti centrali. La parte centrale a voi sarà quella che andrete a calcolarvi in base al vostro campione iniziale. Vado nella gobbetta successiva, estraggo il filo e chiudo. Carico, vedete che sono molto visibili le gobbette. Vado nella gobbetta. Questo passaggio del primo giro è importante perché ci servirà per la cucitura invisibile del nostro progetto. Estraggo, carico e chiudo le tre asoline. Vedete, questo è il retro della catenella e questo è il davanti. Noi dobbiamo entrare per la parte centrale nelle gobbette più alte del retro. Quindi vado in quella successiva, estraggo e chiudo il punto bassissimo e continuo fino ad arrivare al primo punto, esclusi gli 8 punti del bordo finale. Ho lavorato i miei punti centrali, vedete che sono alla fine e ho esattamente gli 8 punti che mi ero riservata per il bordo superiore. L'ultimo punto della sequenza è la mezza maglia alta. Negli 8 punti successivi ruotiamo di nuovo la catenella e andiamo a lavorare nel modo classico. 8 punti bassissimi. Quindi questo è l'ultimo punto che ho lavorato. Vado a mettere un altro marcatore che mi segna l'ultimo punto di lavorazione. E adesso per il bordo finale vado a lavorare 8 punti bassissimi. Quindi entro normalmente nella catenella, estraggo il filo e chiudo il primo punto 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8, vedete? Mi resta fuori il cappietto iniziale che io non conto mai. Basta stringerlo un pochettino e poi la codina l'andremo a nascondere nel lavoro. Diamo una catenella per girare. Vi ricordo che queste catenelle per girare non contano ai fini della lavorazione. Volto il mio lavoro, vado nel primo punto disponibile e lavoro il primo punto bassissimo 1. Lo dobbiamo lavorare in costra retro, quindi dobbiamo prendere soltanto la solina dietro della catenella. 2, 3, 4, 5, 6. Sette e otto. E questo è il nostro bordo superiore. Ora bisogna prestare un pochino di attenzione al punto. Vedete che voi ruotate sempre il punto verso di voi. Vedete che nella parte superiore abbiamo sempre la nostra catenella che va a chiudere il punto. Noi lavoreremo sempre prendendo la solina dietro del punto. Il primo punto era un mezzo punto alto e noi andremo a lavorare un mezzo punto alto. Carico il filo, prendo la solina dietro, estraggo e chiudo la mezza maglia alta. Entro nella solina seguente, estraggo e chiudo la solina lavorando il punto bassissimo. Vedete che noi abbiamo una gobbetta qui, ma noi dobbiamo lavorare nella parte superiore del punto. Carico il filo, entro solo nella A solina dietro, estraggo e chiudo la mezza maglia alta. Entro nel punto, estraggo e chiudo il punto bassissimo e continuo per tutti i punti centrali. Arrivata al bordo, continueremo la nostra lavorazione in costa a maglia bassa, sempre nella A solina dietro del nostro punto. Ho lavorato l'ultimo punto, che è il punto bassissimo. Entro nella solina retro, estraggo, carico e chiudo la maglia bassa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ultimo punto, vedete? Lo abbiamo qui. E 8. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e 8. Fate attenzione a non perdere nessun punto, altrimenti sballate tutta la sequenza di lavorazione. Do una catenella per girare, volto il mio lavoro, vado nel primo punto e lavoro il punto basso. Sempre in costa retro, 7 e 8. Ora andiamo a lavorare la parte centrale con la sequenza di ripetizione. Nel giro di andata la sequenza comincia con un punto bassissimo. Voi ruotate sempre il lavoro per avere ben visibile la catenella dove andare a lavorare. Mezza maglia alta, maglia bassissima, mezza maglia alta, bassissima,
mezza maglia alta e continuo fino ad arrivare all'altro bordo che lavoreremo con il punto bassissimo in costa retro. Vi ricordo che l'ultimo punto è la mezza maglia alta, poi volterete il lavoro e andrete a ripetere lavorando i punti come si presentano punto su punto. Il giro che inizierà con la mezza maglia alta e terminerà con il punto bassissimo prima dell'altro bordo. Io mi porto avanti con il lavoro. Questo è il campione che stavo lavorando. Vedete? Questa è la parte centrale del punto, la ripetizione. Questo è il bordo in costa a maglia bassa che andremo a lavorare assieme e questo è il bordo finale, quello in alto a maglia bassissima, sempre lavorato in costa. Quando andate a lavorare la maglia bassa in costa, vedete che si forma una fila di catenelle. Quindi voi entrerete qui nella seconda solina, quella al di fuori, e andate a lavorare il vostro punto. Per la sequenza di ripetizione di catenelle nella chiusura del punto se ne formano due. Una è questa. Ruotate leggermente il lavoro e la seconda l'abbiamo dietro. Per lavorare il punto bassissimo seguito dal mezzo punto, che è per la parte centrale del progetto, voi dovete entrare in questa asolina, quella della seconda catenella sul retro. Qui, vedete? Qui. Perché così facendo le due asoline della prima catenella vanno a formare la costina. Vi faccio vedere qualche punto. La sequenza inizia con il punto bassissimo. Noi abbiamo una catenella fronte a noi, voltiamo il lavoro, ruotiamo il lavoro e abbiamo un'altra catenella sul dietro. Noi entriamo nella asolina, l'ultima che sta sul dietro. Carico il punto e chiudo con il punto bassissimo. Carico, ruoto, vado nella asolina dell'altra catenella che si è formata sul retro, nell'ultima asolina, estraggo e chiudo il punto, il mezzo punto. Vedete? Le catenelle della parte davanti del punto vanno a formare la costina in rilievo. Nella parte finale, invece, dove abbiamo il bordo a maglia bassissima in costa, vedete che le costine sono più ravvicinate. La catenella fronte a noi è la costina che si viene a formare dalla lavorazione del punto. Voi, per lavorare nel giro successivo il punto in costa, dovete ruotare sempre il lavoro e andare a prendere visione della catenella superiore. Eccola qui. Entrate sempre nella asolina di dietro, estraete il punto e chiudete il punto bassissimo. Asolina dietro, si estrae il punto e si chiude il punto bassissimo. Asolina, estrazione, chiusura. Vedete che la catenella di chiusura del punto va a formare la costina che avremo fronte a noi.